Nello staff tecnico della squadra Liberi Dentro anche uno dei più importanti nomi della Livorno calcistica, Paolo Stringara. Come vedi questa esperienza che stai facendo attualmente? Un'esperienza ottima, penso sia per noi che per i ragazzi, perché abbiamo creato qualcosa di aggregativo, qualcosa di importante secondo me, perché quando siamo qui su questo campo siamo tutti uguali, nel senso, cioè, allenatori, giocatori, pensiamo ad un'unica cosa, a prepararci bene per le partite che andremo a fare. C'è molto rispetto da parte nostra nei confronti loro, da parte loro nei confronti nostri, e niente, non guardiamo neanche i risultati, perché la nostra vittoria è già trovarci qui o il sabato o il mercoledì con un arbitro, una squadra avversaria, e questa emozione di poterci giocare una partita con tutte le regole del caso e con tutte le emozioni e anche le paure, perché voglio dire, no, perdere una partita, l'avversario come sarà, tutto quello che comporta una partita di calcio lo trasferiamo qui e lo facciamo in maniera così, fra virgolette, cerchiamo di farlo in maniera professionistica. Ecco, io quello che posso portare è questo approccio professionistico a un qualcosa che magari di professionistico c'ha poco, però per noi è una cosa tremendamente importante e lo sentiamo. Allora, siamo con Silvano Giacomo della squadra Liberi Dentro, che partecipa al campionato Promo Sport WISP di Livorno per la categoria del calcio A8. Silvano, raccontaci un po' di te come calciatore. Senza, diciamo, aggiungere frasi di circostanza, vorrei prima di tutto ringraziare tutti coloro che ci hanno consentito e permesso di vivere un'esperienza straordinaria all'interno di un penitenziario, e ovviamente a partire dal mister, che hanno fatto qualcosa di veramente grande, e poi dalla direzione che ci ha consentito di partecipare a questo campionato, che sinceramente non credevamo ancora potesse emozionare così le nostre vite, no? Dentro un carcere. Il coordinatore di reparto, il vice coordinatore di reparto, che era l'ispettore Civetti, che comunque ha speso tanto per questo progetto. Noi siamo un gruppo di detenuti che fanno parte di questo progetto e che ci stiamo impegnando come se fossimo ritornati ai tempi, indipendentemente di chi ha masticato un po' di calcio e di chi ovviamente ha avuto adesso il primo contatto, la prima esperienza con il calcio. E quindi ogni volta che ci confrontiamo, ecco, ci vediamo qui in questo momento, per noi è un momento diverso, è un'evasione virtuale da una realtà che in realtà ovviamente offre tutto diverso, offre qualcosa veramente di diverso, come può essere immaginabile una restrizione della propria libertà. E quindi noi quando arriviamo qui siamo non i detenuti del carcere della CC di Livorno, ma siamo i calciatori che partecipano, certo, a questo progetto. Quindi ci sentiamo veramente liberi. Qual è il tuo ruolo in campo? Il mio ruolo in campo, io adesso sto giocando da attaccante, però io ho avuto il piacere di giocare in certi livelli comunque di promozione, di eccellenza, sono arrivato quasi alla C2 per giocare, quindi giocavo da trequartista, quindi dietro le punte, e quindi ho avuto la fortuna, direi, di praticare i campi da calcio, comunque di stare vicino a questo mondo che è poi il sogno di tutti i bambini, no? Un po' il sogno di tutti i ragazzi, come le femminucce, diventare ballerini o veline, per i bimbi che insomma vogliono diventare calciatori a tutti i costi. Grazie. Ringraziamo Silvano della squadra Liberi Dentro.